Londra in Europa è senz'altro il centro più importante collegato alla finanza e alla tecnologia che si fondono, dove appunto si creano tutta una serie di servizi anche legati alle banche, legati ai sistemi di pagamento, legati a tutta una serie di aspetti che noi neanche ce ne accorgiamo, perché poi tutti quanti noi utilizziamo per esempio l'identificazione del facciale del nostro iPhone o l'impronta digitale sul nostro iPhone, oppure scannerizziamo i documenti con i nostri smartphone, ma non sappiamo che dietro ci sono delle aziende che forniscono questo tipo di servizio. Queste aziende sono tutte aziende tecnologiche, quindi di fintech, che forniscono questi servizi proprio per le banche, delle banche che fanno invece un altro mestiere, quindi il loro mestiere non è la tecnologia. Il mestiere delle banche è proprio quello di tendenzialmente di prestare denaro. Loro hanno sempre storicamente guadagnato nel prestare denaro. Tutto quello che invece sono le interfacce che conosciamo, tutte le piattaforme di pagamento, tutti questi software, queste piattaforme, sono legate proprio al mondo fintech. Quindi le aziende del fintech sviluppano queste cose per le banche. E quindi anche noi di fatto stiamo sviluppando queste cose, non le stiamo sviluppando, a dire la verità, proprio per le banche, perché poi pensandoci abbiamo pensato: ma potremmo diventare noi banca? Per quale motivo? Se abbiamo un'intelligenza particolare, se abbiamo degli applicativi particolari, un user experience per il cliente particolare, perché dobbiamo poi vendere alla banca? Volendo potremmo anche farlo, ma potremmo anche diventare noi banca, no? Quindi questo è stato anche un ragionamento di fondo.